Ciao a tutti, sono Scarlett, vi parlo dalla mia stanza e oggi parliamo di libri. Ahimè, lo devo ammettere, quest'anno in materia di libri non sono stata molto brava. Sono stata presa da tantissime cose e purtroppo la lettura è quella che ha risentito più di ogni altra cosa della mancanza di tempo. Però sono nuovamente qui come l'anno scorso a raccontarvi qual è stato il mio viaggio nel mondo dei libri nel corso del 2021. E direi di partire subito, ma prima vi ricordo di lasciare un like di incoraggiamento e di iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdere neanche uno dei prossimi video. Partiamo con Ti regalo le stelle di Jojo Moyes. È un romanzo che racconta la storia realmente accaduta di Alice Wright. Ambientato nel 1937, questo romanzo ha come suoi punti cardine l'emancipazione della donna, il valore della parola e della cultura, il valore dell'amicizia e dei legami profondi. Alice Wright è una giovane donna inglese che sposa l'americano, aspettate che lo leggo che non me lo ricordo, Bennett Van Lee e si trasferisce in America. Il suo matrimonio non è un matrimonio dettato dall'amore in realtà, ma un matrimonio dettato dalla voglia della giovane Alice di potersi emancipare, di poter vivere una vita diversa da quella che certamente l'aspetterebbe nella bigotta Inghilterra. Il sogno di Alice è il classico sogno americano di una donna che spera di poter vivere in America una vita, diciamo, più moderna e sicuramente più libera. Ben presto però Alice si renderà conto che il suo sogno non è realizzabile perché è sposata con un uomo molto freddo e assente, è costretta a vivere sotto lo stesso tetto e a prendersi cura di un suocero che tutto fa tranne che cercare di farsi voler bene e insomma vive una vita tediosa, la classica vita della donna di casa che comunque l'avrebbe aspettata anche in Inghilterra. La vita di Alice avrà una svolta decisiva nel momento in cui conoscerà e poi entrerà a far parte di un gruppo di donne volontarie la cui missione è quella di diffondere i libri e tutto il significato che essi hanno fra le persone disagiate che vivono nei posti più sperduti. Da questo momento il lettore conoscerà la storia di amicizia che nasce fra la nostra protagonista Alice e Marguerite O'Hare, che è un po' il capo di queste missionarie, di questa diciamo associazione, e vivrà le storie avventurose di donne leali e coraggiose che sono disposte ad affrontare pericoli di ogni sorta pur di diffondere la cultura, bypassando completamente la disapprovazione dei propri concittadini che non sono disposti ad accettare questo nuovo ruolo di donne. Donne che lottano e sognano per un futuro diverso, un futuro che ad oggi, Annus Domini 2022, ancora purtroppo non è arrivato. Oliva Denaro di Viola Ardone è un romanzo, anch'esso ispirato ad una storia vera, ambientato negli anni 60. Anche in questo romanzo troviamo come tema principale l'emancipazione della donna, una donna che troviamo sottomessa e silenziosa, circondata da ipocrisia, ignoranza, modi di fare e di pensare arcaici che si tramandano di madre in figlia. Una donna che deve sottostare al volere dell'uomo, un uomo che afferma la sua convinzione di superiorità molto spesso usando la violenza. Molto toccante, o almeno lo è stato per me, è il rapporto che si crea fra Oliva, che è la nostra protagonista, e suo padre. Un uomo che, nonostante la sua cultura che lo vorrebbe padre padrone, riesce invece a diventare piedistallo e stampella di questa figlia. Una figlia che, in seguito ad una violenza subita, riesce a trovare il coraggio di rifiutare l'unica opzione che la società
l'eppone, e cioè quella del matrimonio riparatore, e non solo, riesce ad urlare a gran voce: io voglio altro, io scelgo altro. Quello che non sai di Susy Galluzzo: ammetto di aver comprato questo libro inizialmente solo ed esclusivamente perché è scritto da una mia concittadina. In realtà poi in seguito l'ho letteralmente amato. Ancora una storia al femminile. In questo caso però il tema centrale è quello della maternità, una maternità vista da un punto di vista che non si vorrebbe mai vedere, di cui non si vorrebbe mai raccontare. È quella maternità che assorbe totalmente una donna fino ad annullarla in quanto tale. È quel fare dei propri figli l'unico elemento degno di nota della propria vita. È quell'andare avanti in questo modo fino a tirare troppo la corda e a portarla al punto di spezzarsi, e quindi fino ad arrivare al punto in cui i figli da amore incondizionato diventano odio, rimpianto e rappresentazione di quello che la vita avrebbe potuto essere senza di loro. È quello che ogni donna prova almeno una volta nella propria vita di madre, ma non riesce a raccontare neppure a se stessa. Su un letto di fiori di Banana Yoshimoto. In questo romanzo facciamo la conoscenza di Miki, una donna ragazza che da bambina è stata trovata su un letto di alghe in riva al mare dalla famiglia Ohiri, che la adotta e l'accoglie crescendola, circondata dall'amore e dalla gioia. Miki quindi conosce solo questo aspetto della vita, solo l'amore incondizionato, conosce solo la gioia, conosce solo la serenità. Miki nel tempo però scoprirà una vita ben diversa, scoprirà che nella vita c'è anche altro. Conoscerà sentimenti ben diversi da quell'amore donato senza riserve. Conoscerà l'amarezza e l'odio, il senso della perdita, ma conoscerà anche la bellezza del viaggio interiore che porta a ritrovarsi. L'ultimo giorno di Roma di Alberto Angela. Questo è il primo libro della trilogia di Nerone. In questo libro viviamo letteralmente quelle che sono le ultime ore di Roma nella notte che precede il grande incendio del 64 d.C. Un evento che ha letteralmente cambiato la geografia di Roma e, diciamocelo pure, anche la nostra storia. Non a caso ho detto viviamo, perché, come solo lui sa fare, Alberto Angela, ci porta letteralmente nel periodo storico di cui racconta e ce lo fa proprio vivere. Stesso mood che ritroviamo in Cleopatra, la regina che sfidò Roma e conquistò l'eternità. Perdonatemi, il titolo era lungo e lo dovevo leggere. In questo libro, come al solito, attraverso fonti storiche, ma anche attraverso studi moderni, Alberto Angela ricostruisce quella che è la figura di Cleopatra come personaggio storico, ma anche come donna estremamente moderna, anche di più, forse tanto di più, per quello che è il tempo in cui ha vissuto. Ho provato poi a rileggere, o meglio, ho riprovato a leggere Il vincitore è solo di Paolo Coelho. In questo libro si racconta la storia di Igor Malev, un uomo ricco, potente e di successo che è letteralmente ossessionato dalla sua ex moglie e dall'intento di riconquistarla. Questo è tutto ciò che so dirvi di questo libro. Perché dico ho riprovato a leggerlo? Perché l'ho comprato anni fa, ho provato a leggerlo e non ci sono riuscita. Ci sono ritornata almeno un paio di volte e non ci sono riuscita. Ad un certo punto mi fermo. Stessa cosa è successo e si mette agli atti nel 2021. Niente, questo libro io non riesco a leggerlo e vi spiego anche perché. Io sono un'appassionatissima dei libri di Paolo Coelho, ce li ho tutti, li ho letti tutti, riletti tutti, amati tutti. In questo libro io non riconosco l'autore. A me sembra che sia un libro che non è stato scritto da lui, ha un modo di scrivere totalmente diverso, è un libro che mi è risultato noioso e mi ha profondamente delusa. È proprio come se avessi comprato il libro di un'altra persona. E non ci riesco a leggerlo. Io per
dovere personale verso me stessa, ho provato più volte a rileggerlo cercando di oltrepassare il fatto che sia un libro di Coelho, ma non ci riesco. È proprio come se l'autore mi avesse delusa, quindi niente, anche quest'anno non ce l'ho fatta. E queste sono le letture che ho fatto nel corso del 2021. Come avete visto, non tantissimo, ma devo essere sincera, alla fine mi sono piaciute tutte, mi hanno appassionata tutte. Mi sono resa conto solo ora, preparando questo video, che in realtà sono letture che ho fatto di tipo assolutamente femminista, il che non mi dispiace affatto. Sono tutti libri che, se dovessi avere una figlia adolescente, sicuramente gli consiglierei, le consiglierei di leggere. Io spero, come al solito, di avervi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto. Se avete qualche libro da consigliarmi, se volete parlarmi di qualche lettura che avete fatto voi, scrivetela giù. Se siete passati da qui, vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto. Se vi va, ci vediamo al prossimo video e vi mando un grosso bacio. Ciao! Noi ci vediamo venerdì!